nostra contrarietà all'opera che per i motivi che abbiamo sempre esplicitato ci ha portato sempre a essere contrari all'opera e naturalmente di conseguenza anche all'iter amministrativo che la maggioranza stava seguendo. Ovviamente la maggioranza ha voluto schiacciare sull'acceleratore non tanto per guadagnare tempo, ma soprattutto per assicurarsi la possibilità di realizzare quest'opera, questo scempio che determinerebbe degli effetti nefasti sul paesaggio e veramente non solo sul paesaggio, ma anche sulla funzionalità del centro cittadino. Come sapete bene, nell'ultimo consiglio comunale hanno deciso di far prendere atto al consiglio stesso che l'iter si era concluso, che quindi la procedura era andata a compimento. E questo ha fatto emergere un contrasto tra le loro posizioni e quelle della regione che invece sostiene che l'iter non è mai iniziato. Quindi la nostra preoccupazione, che è assolutamente fondata, è che ad oggi si sta profilando la concreta possibilità di un gigantesco e costosissimo contenzioso tra i due enti pubblici, con il convitato di pietra che è ovviamente la ditta di Francesco, che aspetta di capire quali sono le determinazioni che deriveranno da questo contenzioso per procedere di conseguenza. Questo naturalmente a danno della cittadinanza e delle risorse pubbliche che per un altro tipo di opera, fatta con il coinvolgimento anche della popolazione e delle minoranze, avrebbe potuto vedere la luce e determinare i propri effetti in tempi sicuramente più brevi. E da che so io sono già stati allestiti i motivi di ricorso dallo studio di Jacopino, che è stato incaricato dai comitati di procedere in tal senso contro le delibere e tutti gli atti amministrativi che hanno caratterizzato il percorso appunto amministrativo del progetto. La nostra speranza e la speranza, noi siamo convinti, della maggioranza della popolazione termolese sia quella che il ricorso vada a buon fine, che si ottenga la sospensiva e che nel merito vengano accolte integralmente le istanze proposte con i motivi di ricorso allestito dallo studio Jacopino e che l'opera non si realizzi e che questi soldi, queste finanze vengano riprogrammate per realizzare opere veramente al servizio del territorio e del suo sviluppo. Le prossime mosse, Paolo, prima durante la conferenza stampa le illustrate, intanto ricevendo un tacito invito, implicito invito dal presidente Tom, abbiamo ripresentato un quesito referendario, quindi un ordine del giorno con il quale poter da discutere nel prossimo consiglio comunale, con il quale speriamo si possa ottenere la celebrazione e l'indizione di questo benedetto referendum, dove finalmente i cittadini possano esprimersi in merito a questo progetto, a questa infrastruttura che si vorrebbe realizzare. La speranza è che si faccia, così si possono creare i comitati per il sì, i comitati per il no, tutti quanti uniti da un unico obiettivo, quello di esplicitare le proprie ragioni, chi per il sì e chi per il no, e convincere, cercare di convincere le più ampie fasce della popolazione non solo di andare a votare, ma di votare secondo le indicazioni di ogni singolo comitato. Questa sarebbe una bella prova di partecipazione, di democrazia e di vero coinvolgimento di cittadini rispetto ad un'opera che, come ben sapete, sulla quale è necessario, assolutamente necessario coinvolgere la popolazione, visto che si tratta se dovesse andare in porto, determinerebbe uno stravolgimento tale del centro cittadino che Termoli e il suo centro storico non sarebbero più la stessa cosa, la stessa città che ci è stata lasciata da chi ci ha preceduto e che naturalmente, data questa rilevanza, dato questo impatto che avrebbe, non si potrebbe prescindere dal consenso dei cittadini. Il segnale politico è quello che diciamo da tanto, la parola deve passare ai cittadini. Noi abbiamo presentato una nuova, questa volta il Consiglio Comunale ha investito della possibilità di fare il referendum con la possibilità di votare se veramente vogliono, come dicono che il referendum anche loro vogliono, ma questa maggioranza vuole che la città dica la sua, approvare l'ordine del giorno per far sviluppare il referendum.
e finalmente in questo modo vincerebbe la città. Vincerebbe perché finalmente, obiettivamente e oggettivamente, si saprà se la città vuole quest'opera oppure vuole che quest'opera non sia realizzata, ma sia declinata in un'altra opportunità.